Quante singole ci sono che ancora non ho capito bene? Ho bisogno di far l'amore, direttore, già faccio. Vabbè, ma non è il caso di dirlo in teatro. No, già faccio proprio più. C'ho proprio gli ormoni che stanno facendo il grande fratello. Direttore. Stasera ci stanno le nomination. Sì. Prima o poi uscirà dalla casa pure lui. Media. Mi raccomando, versate tutti l'8 per 1000 alla 129. Mi raccomando. Allora, direttore. Ci siamo. Sono tesissimo. Ma tuo fratello ha dormito con te stanotte? No, no, dormito da solo. No? No, alle 2 mi ha chiamato e mi ha detto mi sento un po' Jack Nicholson in Shining. Non trovavo la camera. Giravo. Il villaggio è troppo grande. È troppo grande per loro, sì. Dice, ma che vuoi? No, ma sta lì, guarda lì che meraviglia, che bel ragazzo. Bene, bene, sono atteso, ansioso. Sei teso? Sì. Arriva lui? Sta per arrivare. Lui? Perché ieri sera c'è stato il cabaret di Cristian Di Trocchio, no? Sì. E mo stasera c'è lui. Vabbè, lui è un amico. Come se uno facesse l'amore con Rosy Bindi. Poi va in casa, va in bagno per farsi la va a farsi un bidet. Sì. E si trova Belen dentro la doccia. Ah, ecco. Più o meno è quello, no? Bene, non ho capito il tempo, però va bene. Però io sono contento. Sì. Sono atteso. Quindi lo presenti tu? Presentiamolo. Sì. No, lo presenti tu. Io dico solo che è un mio amico e quindi sono felice che è qui con me. A passare 3-4 giorni, insomma, insieme. Ci siamo? Lo presento. Presentalo tu. Signori, io lo presento. Non esagerare, così. Che lui non gli piacciono le presentazioni, no, no. Quelle. Per me lui è il comico del presente, ma soprattutto il comico del futuro. Bella questa. Perché i bambini pazziscono, anche gli adulti, quindi è difficile fare una. Assolutamente sì, assolutamente sì. E con grande piacere che vi presento direttamente da Colorado, Angelo Pintus! È arrivato! Grazie, grazie mille. Scusate, era al bar. Voi fate pure. Portami con te. Al bar. Ma come al bar? Sì, 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 tu Marco puoi andare. Posso andare pure? No. Marco, il direttore, giacca invernale. Sudava solo mentre la guardava. Io avevo detto, non hai fa. Sai com'è? No. Come mi vede? Sto bene, no? Sono mio padre a 10 anni di vita. Cioè, oggi le spiace. Stasera faccio la commedia. C'è la commedia. Poi per caso mangiavamo, ho detto, comunque se tu vuoi faccio lo spettacolo io. Tu non facciamo la commedia. Se può non far niente, vero? Domani facciamo la commedia. Sì, a meno che domani non venga un altro in vacanza. Poi mi fa lo spettacolo, non faccio la commedia. Vergognati. Non è vero, non è oggi vero. Oggi girava col numero della stanza scritto con l'argilla. 119. 129, non è sbagliato. 129. 129. E già non viene nessuno, tu mi sbagli pure. No, no, è venuto il medico alle 17.15 e ha constatato il decesso del cervello. Va bene, va bene. Te puoi andare. Andare, sì. Allora, passo dietro. Non è normale. No, deve andare via nel silenzio e nella tristezza. Applauso. Cristian, possiamo spegnere le luci giù, dai, gentil meteo. Kevin Prince Di Trocchio. Ci sono due microfoni perché uno un po' bassino, eh. C'è Berlusconi, ma cazzo. Buonasera. No, perché, aspetta, mi metto qua perché abbiamo proprio. Sì, sa. Sì, sì. Va benissimo questo. Ottimo, molto bene. Vabbè, intanto vi saluto, scusate, sono un po' a disagio, uno perché sono arrivato oggi, due perché sono in vacanza, per esempio. Tre, ho capito che la Valtour i bambini li fa venire gratis dal numero infinito rispetto agli adulti. Con la cucinotta, hai visto la spot? I bambini possono venire gratis. Venite a vedere la Sicilia. Sì, ma siamo in Calabria. No, la Sicilia. Ci sono 8 adulti, 141 bambini che si aggirano nel villaggio gratis, che poi addirittura fino a 18 anni. C'è il massimo ormai. Una volta pagavano, una era in cita, lei paga per due. No. E ancora qui, insomma, ma erano altri tempi. Adesso ringraziamo Dio che ci siete voi. Sapete che a giugno di 10 anni fa, qui era pieno, c'è la crisi anche in vacanza, c'è una roba assurda. Però ho saputo già che a luglio andiamo benissimo perché ci saranno 12 adulti e 1800 bambini.
ogni adulto porta 111 nani. Però sono belli, quindi poi vabbè, io sono particolarmente legato, anche perché quando lavoravo in Valtour per anni io detestavo mangiare con i clienti, ma per un semplice motivo: non, le domande a pranzo le ho sempre, anche i miei genitori mi davano fastidio, immagina gli esterni, quando mangiavamo, perché tu mangi, no? La gente, anche tu mangi. Io non avevo il carattere di Christian, che... io dicevo, tu cazzo qua no? Quindi non avevo un ottimo rapporto con i clienti. E quindi mangiavo con i bambini, andavamo al mini club, mangiavamo i bambini. Sì. Tu sei un adulto. Sì, posso mangiare qua? No. Io dai, facevo due cucine. Li conquistavo velocemente i bambini. Perché? Perché loro guardano esattamente ciò che tu sei, percepiscono, non è ciò che tu fai, no? Invece, a differenza di questi adulti, no, è terribile, no? Però dall'altra parte capisco anche i clienti, perché io quando lavoravo all'inizio era tutto bellissimo, tu arrivavi all'inizio della stagione, che noi apriamo i villaggi ad aprile, c'era un freddo, tipo qua era già aperto ad aprile, c'eravamo noi e i pinguini di Madagascar, c'eravamo noi e loro qua, ok ragazzi, carini e coccolosi ragazzi, carini e coccolosi, eravamo noi, loro tre che guardavano lo spettacolo, faceva freddo. Tu ti preparavi, cioè, montavi qua, perché aprivamo subito, a maggio venivano 1000 tedeschi, erano tutti quasi, la sera facevano uno spettacolo, c'era il cabaret, c'era tipo, sai, c'era un animatore di coro che parlava con le Cristian, e loro, hai visto, hai venuto a Schinsleifen, finiva il cabaret, niente in teatro, nulla, un cappello che una signora tedesca dimenticò e basta, non era semplice, invece adesso i tedeschi proprio non vengono più, le agenzie non sanno neanche che Valtour esiste. Ma secondo me Valtour ce la farà, per forza, no, ma aspetta, non voglio, ce la deve fare, almeno per questi, per Christian, che fa? Cioè, dove va a fare? Il numero sulla schiena, dove va? A Milano, in Corso Como, dove va? No, vi devo raccontare questo, se lo far godere, sì, Christian appartiene un po' alla categoria anima, un giorno, era a Pila, eravamo in montagna, io giocavo, ero come al solito, con i bambini, giocavamo con le PlayStation, sai, dai, passa. Sento una ragazza che si avvicina a lui, ciao, tu sei Christian. Oh, tu sei capo animatore. Lui non lo era. Sì, sì. Capo animatore. Ma dove vivi? Ma tu? Lei, Milano, anch'io a Milano. E lei, tu dove? Io in Corso Como. Corso Como, farvi capire, è una zona dove neanche i miliardari possono andare. Corso Como, lei, ah, veramente? Lui, tre appartamenti, su, poi vengo qua. Così, per divertimento. Vi giuro, abbiamo dovuto aprire le finestre, era troppo grande la cazzata, non ci stavamo più dentro. Cioè. Però ci sta, fa parte del personaggio, no? Che roba, ragazzi, però suda come un animale, una roba... Però è un bravo ragazzo, che nella vita non conta, sai, non serve a niente, te lo dico, non serve a niente. Io sono stato in questi giorni qua, sono da Trieste a trovare mio padre, che vedo raramente, e ho trovato sul tavolo, non so perché, c'era la mia pagella delle medie. Ora, sono mai stato un genio, un fenomeno, e con la scuola no. Mi sono comprata una casa, a forza di parlarne male. Ma leggendo, tipo, non si applica, oppure non ha intuito, oppure non si sa esprimere, ho pensato, bravi però i miei professori, cioè. Non mi so esprimere, non ho intuito, non mi applico, va bene, no? Però ho inteso anche che cosa fai, perché la scuola, onestamente, sono alcune materie che sono assurde. Cioè, in musica, ok, avevo insufficiente, ma vogliamo parlarne, era il flauto. Cioè, è normale, lei arrivava avanti e tutti gli altri... Pintus? No. Come no? Non è problema. Schifo il flauto. Non è problema. Lei... Io ti metto due, metta due. Però... No. Non vedo topi, quindi non sono flauto. No, voglio il pianoforte. C'era il mio amico Allevi, fa, era giù. Però dipende anche dalle materie. Io ero un ciuccetto abbastanza in alcune materie. Tra l'altro, leggendo, ho visto anche in tutto. Poi c'era scritto, come al solito, non si applica. Anche se il problema dei ragazzi più giovani che sono qua sono sempre i professori, no? Perché io credo nel professore che se la prende con i ragazzi. La mia, per esempio, io, ora qua siamo in Calabria. Perfetto. Questo meraviglioso, io ci ho lavorato, vengo sempre volentieri, e, tranne adesso che c'è Cristo, ma
Io vivevo a Trieste da bambino, quindi nord, nord, nord. Un giorno la professoressa d'inglese ha un problema, arriva la supplente proprio dalla Calabria. E non ce l'aspettavamo, perché voi immaginate, a Trieste sono tutti proprio, tutto in dialetto. Ciao, dico, Stefano, ciao. Se uno parla italiano lo guardavamo così. Figurati se arrivava da Trieste, anche 10 metri giù. Un giorno si aprì la porta e si sentì, buongiorno a tutti! Ah, già è che è finito prima che te! Ci voltammo tutti così, senti Gesù. Senti, via. Un colpo. Io e i miei amici, ma cosa dice? Io, oh, sarà già inglese. Con massimo rispetto ora, però faceva ridere, no? Cioè, ci sta, capisci? E, però fa ridere, anche perché poi quando mi vedono anche le persone, anche io sarò di là. Sì, lo so, ma la mia professoressa era il problema, perché insegnava inglese a modo suo. Quindi arrivava, allora interroghiamo! Io facevo casino, tu in fondo come te che... E tutti i miei amici, diglielo, Pintus, lei, Pindus, come bastoncini e Pindus. Fundo colpo, fundurissimo, no, non sono qua per gli applausi, sono qua perché Valtur mi ospita. Allora, da sempre, anche quando lavoravo, infatti dicevano, non fai un cazzo, e lo so, mi ospitate. Faccio più adesso di prima, penso. Adesso saluto almeno. E quando lavoravo era una roba. Occhiali, mi alzavo, buongiorno, sì, forse per te. Sì, ci facevamo un culo, mica come adesso. Questo è il giorno di riposo, si alza, dove andiamo oggi? Io portavo le valigie, arrivavano, scaricavano lì, che camera? 1211. Tu lo guardavi, cioè, era Simeri l'altra, questa stanza. C'è minchia dall'altro villaggio. Gente che fingeva di svenire. Io le guardavo, no, cos'è quella roba? Si giravano, fum! La chiave rimaneva in aria. Comunque, torniamo a scuola. Lei insegnava inglese a modo suo, tipo, allora, Bendis, the pen is on the table, where is the pen on the table? The book is on the table with the pen, Bendis. Bendis. Hai capito? The pen is on the table, where is the pen on the table? The book is on the table with the pen, Mendes! Where are the book and the pen? Lì quando non capisci a scuola le provi tutte io. 32, 32. E il mio amico, di la Spagna. La Spagna? Scemo. Io ci ho provato, vivo in Borso Como. Insomma. Poi tra l'altro l'inglese l'ho imparato così, quindi sono andato in vacanza la prima volta, mettimi una musichetta da discoteca che vado in vacanza, vai, improvvisa. Lui si chiama Eros. Sì, volevo ricordarti che andavo intorno agli anni 90, quindi cerchiamo di entrare nel clima, vai. Vai. No, vado senza musica. Allora, entro, vedo una ragazza che mi piace, imparando l'inglese così, eh. Hello! My name is Angel! What's your name, babe? Lei si girò. Tu sei italiano? Dove hai studiato inglese? Caporizzuto. Sì. Voi che parliamo italiano... Dove vivi? Corso Como. Sopra i locali, 8 appartamenti. Non è possibile, fatti una cazzata. Comunque, parlando in inglese così, devo dire che in tante materie ero un po', ma non un ciuccio, cioè mi piaceva anche, in alcune cose mi applicavo, trovavo alcune materie utili e altre inutili, tipo l'astronomia, a me piaceva, vedo la luna e mi ricordo tutto, no? Quanto è distante, nel caso dovesse esplodere la luna, quanto ci vuole per capirlo, eccetera, differenza tra perielio, afelio, tutto mi piaceva. La chimica, ma alcune robe no. Tipo, vedo chi era Camillo Benzo Conte di Cavour. Chi se ne frega? La storia è importante. No, dipende da come, lì quando interrogava, allora interroghiamo Bindus! Avanti! Non ho studiato, poi li strozzavano i tanti,
Scherziate! Un giorno o l'altro muoio per colpa tua! No. Se Dio! Non sei mai! No, che sai, se io non voglio di studiare, Bindus, bisogna studiare. Se io non avrebbe studiato oggi cosa facessi? Sai, ma lei non parla italiano, io insegno inglese, capito però? E lì quando c'era da coprire un buco qualunque, lei entrava, no? Pure sono, che ho capito che è gratis, ma... E copriva tipo storia. Bindus, chi era Achille? Io guardavo l'orologio, l'orologio mi guardava così. Guardavo Gesù e Gesù, non ti posso aiutare, credi. Guardavo lei. Chi era Achille? Professore, secondo me Achille era un deficiente. Pindus. E le partivano i tic. Achille era un deficiente, Pindus. Achille era un deficiente. Professoressa, uno che sa che l'unico problema che ha è il tallone. Va in guerra con i sandali. Mi permetta di dire che è un grandissimo idiota, no? E certo. Questa era la scuola fatta dell'algebra, che non serve a niente. Chiedetelo anche ai vostri genitori. Papà, quanto fa X più Y? Vedrete, io ho visto mio padre buttarsi giù dalla finestra. 6 mesi in sala operatoria. Cioè, 6 mesi di operazione. E lei quando scrive X più Y uguale a Z. Come mai? Non lo so, Windows. Non lo sa nessuno. Ma deve sempre rompere la pinta! Fa Z, fa sempre! Tanto non muoio. Lo so. Questa era la mia scuola, il mio divertimento. Però, oltre a questo, c'erano anche i miei pomeriggi a casa, fatti di nulla. Io avevo, secondo me, molta fantasia. I miei genitori invece erano preoccupati perché parlavo da solo, perché quando stavo in bagno facevo le voci, sembrava ci fossero 11 persone in bagno. Attenzione, hanno scattato il bambino. No, tipo ero in camera, e va bene. E sentivo una volta, ero chiuso in camera, parlavo io con i miei animali, avevo un gatto, un criceto. E sento mia madre e mio padre fuori, mia madre dice a mio padre, Angelo è strano. Mio papà, perché? Parla con gli animali. E mio papà, anch'io. Scemo! Strano! E io parlavo, tipo, avevamo un gatto siamese maschio di mia mamma, che era gay. Sì, perché un gatto a me va bene che faccia... Ma tutto il giorno... Mamma, il gatto è gay! Mia mamma... Non esistono gatti gay, il gatto. Giuro, no, ma gli altri gatti si facevano lunghi sul divano, il mio dalla manicure. Avevamo un criceto. Io la prima volta che ho sentito parlare il mio criceto. Cricetti. Sì, sì, lui. Nel 1990. Ai lì in italiano si giocavano i mondiali in Italia, adesso ci sono gli europei. Giocavano i mondiali in Italia, la voce, tra l'altro, che accompagnava questo evento mitica. Signori e signori, ci siamo, l'Italia affronta l'Argentina. Stop. Ora, cosa vuoi mettere gli europei adesso sulla Rai? Ma vi ricordate Pizzo, tu eri seduto e sentivi, attenzione la palla per Tatti, tiro, pallo! Tu ti alzavi, sentivi il pallo e dici, cosa fa? Adesso, cioè ti faceva, attenzione, ricevolata morbida, la mette indietro, ancora converge! Tu dicevi, ma merda! Invece adesso sei seduta e senti, palla per Marchisio. Marchisio così. La dà a Pirlo. Pirlo... Stiamo giocando bene, molto veloce, l'altro. Sì, sì. Una gran bella partita. Ma vuoi che... Si può vedere. Grazie a Dio che ci pensano. Cioè, voglio dire, vorrei essere io a casa, vorrei sentire ancora Pizzo. Ti immagino, attenzione, ma Mario Balotelli! Tu stai lì, tipo contro la Spagna, quando... Attenzione, Balotelli è solo! Ma che cazzo fai? Non è stato meraviglioso, invece no. Eravamo lì e si è distratto. Cosa pensava Balotelli in quel momento? Secondo me, cioè, se tiro troppo forte gli faccio male. Se la passa a Cassano, poi segna lui e non va bene. Magari diminuisce anche lo spread. Chissà.
Ma secondo me non è possibile che Cristina abitava in Corso Como. Lì interviene il divisore. E quando ha intervistato Cassano, cosa pensate? Quello mi dice, ci va la palla di mazzo. Andiamo a sapere altro, grazie Antonio. E invece, no, tra l'altro stiamo andando bene. Giovedì la vediamo qui. Io quando lavoravo nei villaggi ricordo di aver visto Italia-Francia nel 2000. C'erano, giuro su Dio, in vacanza due francesi. Lo ricordo perché il coraggio l'avevano. Dovevano andare al Med, l'agenzia ha sbagliato, sono venuti in Val Turco, che sfida. Loro erano abituati agli spettacoli in cinque lingue, da noi manco in una, no, per dire. C'è ancora c'è la campanella, we are the face! Tutta la sera. E loro, chi da Dio, mi ha parlato pas l'italien? E ho detto, tanto non lo sapete, l'italiano, che cazzo me frega? E erano riseduti, mi ricordo, attenzione, gol! Segniamo con Del Vecchio, era il 90esimo, dicevamo 1-0, noi tutti... E loro sono tutti così, giuro, erano tutti così in mezzo. Tutti, non si può. E Pizzo dice, signori, manca un minuto, stiamo vincendo, ormai è fatta. Mi giro, avevo il criceto nella gabbia, si gira così. Che cazzo ha detto? Ho detto che ormai vinciamo. Pinto. Cristian mi ha detto che vivi in Corso Como. Che coglione. Sai che mi sta fatto ridere anche me? Per la adesso Cristian dice, oh, un faccio. E come cammini, sembri la sigla di Strisce, Nuovi Volti. Vai. Pareggia chiaramente la Francia, fanno 1-1, attenzione, ha pareggiato la Francia, Criceto si dice, a certo punto, attenzione, la palla in mezzo, la palla la mette larga, va lì Zarazu, la mette lungolina in mezzo, tre seghe, tiro, la Francia è campione d'Europa. Mi giro, il Criceto così faceva le valigie. Che fai? Me ne voglio andare. Perché? E il gatto, ma dove fai? Ho sbagliato strada, comunque vado via di lì. Me ne vado in Corso Como. Quindi insomma, siamo un po' terrorizzati anche lì contro la Germania. È vero che io mi ricordo nel 2006, quando abbiamo vinto contro la Germania, a Roma, uno striscione dove c'è scritto l'unica volta che abbiamo perso con voi eravamo alleati, che ai tedeschi, non so se l'avete capito, no. Ed è una cosa secondo me meravigliosa, però non si sa mai, giovedì poi l'idea di vederla qua tutti insieme non è meraviglioso, tutti italiani a tifare la stessa squadra, fare me che sono nato in un altro paese, però insomma, io non ho un amico che è tedesco, vive in Corso Como. Comunque, che ore sono? Prestissimo, dice. Ah, però ho tutta la mia stima perché sei andato a buttarla, bravo. Io solitamente la lasciano lì. Bravo. Bravo. Sei educato però. No, non sono abituato perché cioè, conosco Cristian e non ti faccio come. Tra l'altro Cristian è qui, lavora anche il fratello. Ora vi dico questa. Io ho un sito dove i ragazzi scrivono, sai, c'è Facebook, a me non piace tantissimo, però è un modo per comunicare con i ragazzi che ti vengono a vedere gli spettacoli, eccetera. Trovo un giorno un messaggio con scritto, ciao, sono fratello di Cristian Di Tronchio, accetti la mia amicizia? Io, no, a me basta uno di Tronchio. E lui, grazie lo stesso, cioè, lui si chiama Cesare, facciamogli un applauso. Vieni qua, Cesare. Sta piangendo. Lo so, ma magari poi tuo fratello non ce la fa e non c'è bisogno di piangere. No, perché non sapevo niente degli appartamenti, che sennò pure io. Ascolta, perché ti sei fermato? Non devi andare a prendere la chitarra?
Ah, ma siete così, Non te l'aspettavi? Non è troppo piccola, stai che sei lavatrice. Piccolissima, no? È uscita da Dick Sangue. Sì, le faccio io le battute. Allora, scherzo, scherzo. Però no, veramente, non farne più. Allora, no, davvero, non... Metto le gio. Oggi sono partito e ho detto che bello, vado in vacanza, finalmente non lavoro più. Puoi fare spettacolo, tu non mi sento bene, va con me. Sono stanco, oggi ho preso il sole, ho fatto il bagno, cioè che cosa? Ci sei? Dove lo stai mettendo sto jack che ti stai continuando? Okay. È mezz'ora che... Pure oggi andrà... Ah, dove lo tenevi il plettro? Vabbè, non voglio sapere. Vieni, vieni, questo... Ah, ecco perché era basso il microfono, non è capito. No, non è capito. Sono contento, sapete di cosa ho detto prima a Marco Spoto, il capovillaggio. Aia. Qui è una donna. E tra l'altro oggi giocavano a pallone, no vabbè. Ma... Dai, no. Questo è Cristian di Troppo. La palla è Cristian. Ci vuole finire. Ha fatto due finte la Rubin. Si è girato. Ragazzo stava. L'altro è Marco invece, essendo direttore. Vai Marco sulla fascia. Giuro, è arrivato in fondo alla fascia che eravamo tutti in doccia, lui. Eccomi. Ci penso? Praticamente. Allora, vorrei fare anche un po'... No, dico, sono molto, molto piccola come chitarra, no? Da viaggio. Da viaggio? Viaggio in senso fisico, no? Viaggio... Faccio il mio. Ah no, non devo fare... Cioè, è piccola, è così. Quanti anni hai tu? 34 ottobre ne faccio. Ti porti bene, sei mio zio. Non volevo dirti nonno, perché... No, sto scherzando. Ma sono nonno. Ecco, adesso vi racconto questa cosa, voi non ci chiederete mai. Questo ragazzo qui, occhio, è nonno. Di fatto. Di dove sei tu, a me non interessa. Allora... E nonno, racconta com'è possibile. Allora, 11 sì. anni fa ho conosciuto... Sì, sì, aspetta, aspetta. Sì, non partiamo da cosa facevi alle medie. C'ho una compagna che è più grande di me, che ha due figlie di primo letto, si dice così, da un primo matrimonio. Il primo letto. Io conoscevo Primo Levi, ma Primo Letto... Magari non ho letto quel libro di Primo, però... Il primo letto? No, non l'ho letto il primo. Ah, è un modo che si usa proprio... Sì, sì, sicuramente, in corso Como si parlerà anche così. Beh, insomma... E praticamente... Qui, qui. Sì, qui. No, se vuoi te lo alzo, non so perché, ma vabbè. Mi sentirti... di quella... Vai. Allora, Ci siamo, eh? Dai che la portiamo a termine. Insomma... Sì, non mi toccare. No, perché, si no, perché ho fatto due anni animatore di contatto. Ah no, le quattro di no. E niente, lei... Lui fa ridere, vedi? Solo che è involontario. Allora, niente, praticamente ha due figlie, una ha fatto un bimbo che ha sei mesi adesso e io assorbo tutte quelle che sono le mansioni dei nonni pur non essendo nonno biologicamente. Perciò ho detto nonno di fatto, capito? Si può chiudere il sipario? C'è qualcuno di Al-Qaeda si vuole far esplodere qui ora? Vabbè, vabbè. Allora, vogliamo fare una canzoncina? Io oggi, siccome non abbiamo fretta, non siamo tantissimi, il segreto, la differenza secondo me tra la Valtour e tutti gli altri villaggi, io sono stato in vacanza in altri posti, non sono le strutture, non è, a parte qua c'è tutto, è meraviglioso, ma in alcuni posti veramente, vedevo i clienti quando entravano, io li lasciavo davanti alla porta, mi allontanavo e sentivo il rimbombo di... Avevano visto la stanza, quindi ripeto, non è qua, ma Ostuni, però non eravamo più forti nell'animazione, eravamo più bravi, siamo più bravi, non c'entra fare, ma non tanto nel fare le cose, non lascia stare quelli che poi ce la fanno, no, proprio nel fare questo, perché alla fine siamo 200 persone, avremmo potuto fare la commedia, poi il balletto così in quattro lingue, finiva, tutti andavate via, ma tanto con tutto quello che c'è in TV oggi non siamo mai stati a livello, quindi l'unico modo che abbiamo è prenderci in giro, e stare qua e fare gruppo, quindi
Se tu oggi hai sentito che cantare, facciamo una canzoncina così a caso, va bene? Io potrei chiedere a qualcuno, tanto tu le sai tutte? Quasi. La differenza che c'era con Valture e gli altri, fino a qualche anno fa, era che quando tu chiedevi un esito, lui diceva, vai, chiedimi quello che vuoi. Tu dicevi, quello che vuoi. E lui partiva una canzone che si chiamava Quello che vuoi. Quindi, dai, una cosa che possono cantare tutti, dai. Ok. Mi affido la tua fantasia. Accendiamo la chitarra adesso. Sa. Il microfono funzionava già prima. Eros. Scusami. È mezz'ora che parli qua. Come ti viene da fare? Sa. Da dove credevi uscisse il suono? Si sente? Aspetta. Scusa, no. Abbiamo provato prima. Io vado a bar. Vado a darmi un buon fatto. Oh. Che livello basso, vado al bar, bevo una roba, cosa vuoi tu? Il livello è basso, però la chitarra è piccola, vai. Cosa vuoi bere? Faccio da solo. Faccio da solo? Ma c'è un tondino lì che sei così giù. No, non io. Dimmi, cosa vuoi bere? Io? No. Vai. Io non posso restare. No, no, sto. Hai detto una che sanno tutti. Capito, ma non questa. Vabbè, un'altra. Heidi. Vai. Heidi. Classica. Ok. Classica. Paese mio. Ci siamo? No, ci facciamo. Vai. Stasera non so perché manca quello che... Vai. Paese mio. Che stai? Sulla collina. Sì, però almeno fanno un pezzo. Poi loro decidono se farlo loro. No. Dai! No. Vai. Sì. Disteso come un vecchio addormentato. Tu fai come se... La noia, l'abbandono e niente sulla tua malattia. Paese mio, ti lascio e ne vado via. Ora vediamo se li hai catturati. Soprattutto forse niente da domani si vedrà e sarà quel che sarà. Bravo! I tempi, rapido. Allora, se non fatto. I tempi io cerco di lottare anche con suo fratello, no? Allora, c'è uno stage, si fa ogni anno, i capi animatori, i capi villaggio, si incontrano e fanno delle cose nuove. Lui arriva e fa, faccio un sketch nuovo. Lo vuoi vedere? Ho detto, dimmi, com'è? È di Walter Chiari. Ah, è nuovissimo! Non c'era uno dove Hitler giocava? Fa, no, fa ridere. L'ho visto, certo fa ridere, a Walter Chiari. E fa, lo faccio anch'io. Ho detto, guarda, è un po' lungo quello di Walter Chiari, dura 7 minuti. Cerca di stringere. Tranquillo. 8 minuti e 40. Finisce, ho detto, è un po' lungo. Ma la gente rideva. Per forza, erano in vacanza. E non va bene? No. E perché? Perché è lungo. Ma tu sai dove vivo io o no? I tempi, maledetto. No, io vado avanti finché la gente ride. Lo faccio anche con le donne, la porto in gamba e poi ui, ci sta. Fratello è fenomenale. Io l'ho conosciuto, l'ho conosciuto anni fa. Quest'anno sono andato in Madagascar. C'era, eravamo 9 clienti, giuro, 9, che ci guardavamo uno intorno a noi. Salve! Anche lei qui? Sì. Come va? Ho paura, non so. 9. Giuro, poi quando pioveva ti uscivi, mi serve aiuto! Aiuto! Ogni tanto vedevi un geco di dimensioni tipo coccodrilli così. Adesso la bamba. Il geco che vendeva. No, cerco il capo animatore. E un altro iguana adesso qua.
Cristian di Drocchi. Sì, lo conosce. Ugazzaro. Anche in Madagascar ti conosceva. Avevano un cane e vabbè, ma non siamo qua per parlare di Cristian, siamo per parlare di Cesare di Drocchi. Allora, non è andata male. Grazie. Sto scherzando. Facciamone una però un po' più allegra, perché poi alla fine il villaggio non è soltanto spararsi. Vai. Sono seduto sul grattacielo. Eccoci, buttate giù. No, una cosa allegra. Stavo scherzando, so che non posso fare il battuto, era un'iperbole. Un'iperbole ironica. Io ti bacio di scherzare. Un'iperbole. Ho fatto la Silang Gong. Una cosa allegra, vai. Ma tu quando ti ho detto facciamo le cose insieme, avrei detto adesso mi preparo qualcosa mentalmente oppure? No, no, stavo tutta la sera. Dai, correggiamo anche. Non mi sono preparato niente perché ho detto improvvisiamo. Bravissimo, questo è il segreto. Vai. Però vai. Io lo faccio. Anche in inglese? Siamo qua per questo. Sembri un alcolista l'ultimo giorno. Sai quando sono tutti seduti che dicono ciao, mi chiamo Cesare. Ciao, mi chiamo Cristian, mi vengo il suo gomo. Allora, no. Se c'è uno che parla inglese sei fottuto. Parla in italiano. Capito? È importante l'inglese, vai. Sembri proprio uguale. Eh sì, ma tu vuoi bibbappalù. La mia è la versione di Belletri. Ditemi di no e andiamo avanti. Vai, secco, vai. Vai, canti tu, suono io? No, 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 canti tu, suoni tu. Allora cambiamo canzone. Vai. Quanta strada ho già fatto. Questa vista fuori tu. Io tanto vado a ballare. Senza giacca e cravatta, così sotto. Dove c'era la signora? Amare mani! Ah, sai Angela che io posso darti del boi? Ah, no, le battute no. Ho conosciuto la cantante di Lucio Dalla, che Dio l'abbia in gloria. Sei la cantante... Io! Poi ho conosciuto... Nasti cazzi! Capita, non sapevi più la canzone. Suo fratello è psicopatico, l'hai capito? Sì, ma però mi esce la chitarra. Dai. L'ultima volta mi sono commosso così con i liceali. Quello... Sai? Dai. Devo suonare la canzone. Vai, la mano arriva. Un cacchio duro. Oddio mio. Oddio. Non avrei mai pensato di divertirmi così poco. Giuro. La mano arriva, no, ti prego. Ah, ma tu mi vuoi toccare a me, io a te no. Eh sì, la mosca va dove vuole, allora. Ti prego. Se tu sei la mosca... Si scherza, prego. La ringrazio, lei è molto gentile. Serve a poco. No, ma era per me quello. Sì, non lo so. No, gliene do uno, penso che basti. Devi solo fare così e andartene. La regala, è molto gentile. Sembra uno streccone. Grazie, la ringrazio. La ringrazio, professore. Ma dov'è che vive lei che sta salendo? La ringrazio. Quello là era il professore mio alle medie di Italia. Prego, diviamo le luci. Vai. Grazie. Prego.
Basta ridere, però mi ha fatto molto ridere. Sai qualcosa in spagnolo e inglese? Dai, 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 godiamocela. Vai. Io non ti interromperò. Però poi tu mi sfotti. No, no, giuro, vai, secco. Tu sempre mi hai pregunta e tu contestando. Ma tu lo sai lo spagnolo? No, però conosco questa canzone. La fai bene. Sì, ma riesco. Scusa. Baila, 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 baila. Baila, baila. Che me ruba sta chitarra? Basta poco, basta non saper far niente e la gente ride, non è fantastico. Allora. Oggi l'ho conosciuto, grazie a Dio domani me ne vado. Allora, però se una volta ci siamo parlati per telefono io e te, ti ricordi? Io mi auguro voi vi stiate divertendo, perché l'abbiamo presa molto easy, cioè, è una serata per stare insieme, non è, se no uno va a vedersi all'Arcimboldi, vai. E non ride così, ve lo dico già. Dove vado? Io sto qua, tu. I Gypsy King li conosci? Sì. Vai. La sai questa? Io sì, tu. Cerca di seguire il ritmo delle loro mani. Ritornello, va, bamboleo, bamboleo, la perderò, vi dirà sì, bamboleo, bamboleo, questa vita io la perderò, chiusura, vi dirà sì, a te d'occhio te, e basta mi stima, no tu, volevo fare la chiusura a conto. In inglese adesso, dai, dai, secco, vai. Bamboleria. Ma non la stessa, un'altra. Ma perché mi mette l'ero come... Sembra Reitzinger. Dica Eros. Eh sì, parlate lo stesso accento, dai. Siamo nati in Germania io e Cristian. Ah. Stop, ferma. Because this life I prefer to live... yes. To live, vivere. Live invece vita. Concerto. Neanche, non no, è live, la, live è vita al vivo. Vivo. Ma io non gioco alla professione. Dove siete nati? A Kroskerau, in Germania. Vicino Francoforte, no, è vero, è vero. Ma dove siete nati? Esattamente. Il... Kroskerau. Poi? I tedeschi vi hanno visto? Subito mamma in Italia questi due bambini! Noi non vogliamo niente! E in Valtour vanno gratis! Quindi sei anche tedesco? Sì, hai tutte le caratteristiche. Io ho fatto 2 anni di scuola materna, parlavo anche tedesco. No, non ci voglio pensare, non ti voglio. Non ci voglio pensare. Quindi qualche parola la sai ancora? Sì. Ich lieb dich. Aspetta, eh. Hass Maul. Schwein. Scheiß. E la formazione di domani? Una canzone in tedesco? No, oh, vai. Mein Schatz. Mein Schatz. Se vuoi scrivo una con le parole che conosco adesso. No, non fa niente. Dai. Vai, una canzone in inglese. In inglese, ok. Sei nato veramente in Germania? Fatti fatto tuo, ma perché? Hai capito che ti sta di Cristo? A te. Vai. Vai. Mi sembrava un ritornello molto ovviamente inglese, ma più legato alle tue parti, ovvero la Germania, no? Possiamo fare una che mi è venuta in mente che conosco in spagnolo? Porca miseria! Aspetta, aspetta, no, ci sta, mentre il gecko lì la vendeva, tu mi canti, vai! Non capita voi! Faccio io, vai! Vai! Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi patria, y arriba, y arriba, ay arriba, y arriba.
Niente da fare, dopo c'è la festa in discoteca, vero? Io devo organizzare la festa in discoteca. Ma per forza, non puoi fare tu qua fino alle 2:15. Io mi faccio un cazzo. Mamma mia, l'altra settimana sono andato a vedere, lo dico per i più piccoli, sono andato al cinema a vedere Mirror Mirror, ovvero Biancaneve. Io non so se ragazzi andate a scuola, non so, voi più grandi, voi ve la ricordate Biancaneve? Io l'ho vista al cinema l'altro giorno ed era completamente diversa. L'ho detto. Io nella mia mente me la ricordavo così. Fammi una musica che siamo in un villaggio dove ci si diverte. Dammi qualcosa, signore! Vai, mi dimmi tu una musica allegra, siamo in un villaggio dove ci si diverte. No! Vai, Eros. Divertivano tutti, a un certo punto nel castello c'era Biancaneve che aveva un piccolo problema alle corde vocali, parlava come Mario. Era in seduta, guardava il criceto e diceva: ehi, il mio nome è Biancaneve, perché sono bianca come la neve. E il cricetino: non sai neanche tanto bianco. Ma, cioè, mi voglio divertire. Ed era sempre più bella. La regina, sapendo che Biancaneve stava diventando sempre più bella, si avvicinò allo specchio e disse: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella della reame? Attenzione, Rizzac. Lo specchio rispose: devi stare attento, regina. Da oggi qui al castello, ma con dir un dir un nero, c'è una bella fanciulla dalla chioma corvina, di molto più bella della regina. La regina impazzì. Attenzione! Chiamatemi subito un cacciatore. Arrivò. Mio nome è Andriy Shevchenko! Ho detto cacciatore. Ho capito, calciatore. No. Vai subito nel bosco, uccidili Biancaneve. Io non voglio fare questo, signori. Io non voglio uccidere nessuno. Io non voglio fare di male di nessuno. E invece vai. Mi devi portare il cuore di Biancaneve, il fegato, la bile, l'ulla, il radio, così gestiamo anche le partite, una caviglia, la luce valvo, un'unghia, attenzione, un capezzolo, perché no? Il cacciatore con la L si avvicinò e disse: ti devo portare nel bosco, Biancaneve! E lei: ma perché? Cosa dobbiamo fare nel bosco? Io non mi fido di questo mangio. Andarono nel bosco. Io non ti voglio uccidere, scappa, Biancaneve! Ma sapevo che era un problema. Cominciano a correre il criceto. Io non mi muovo, sono sempre fermo. Si avvicina a un certo punto dei cespugli, esce un uomo con la maglia della nazionale italiana e dice: ciao, il mio nome è Alex Schwarz. Quando non mi alleno, mangio Kinder Pinguin. Dopo un istante arriva il fratello: ciao, sono il fratello di Alex Schwarz. Quando non mi alleno, anche io mangio Kinder Pinguin. A un certo punto esce il Kinder Pinguin: ciao, sono Kinder Pinguin, tutti mi mangiano! In quell'istante Mario pensa: sì, Mario. Biancaneve dice: dobbiamo scappare. Andiamo a vedere una piccola casetta. Vanno, suonano, apre un signore, vai. Buonasera. Ho sentito suonare alla porta a porta. Sono pronto, facciamo entrare gli altri nani. Mammolo. L'altro campanello, possiamo usarlo più. Pisolo. Questo campanello, scusami, della commedia, giusto? Suonalo. Bravissimo. A un certo punto, lì ci si divertiva con i piccoli nani. Tutto era bello, si giocava tutto il giorno. Fammi una musica che si giocava tutto il giorno. Fammi una musica. E si giocava tutto il giorno. Basta.
Quando però Biancaneve, mentre era lì che si divertiva col criceto, il cricetino si avvicinò una signora con un cappuccio, uno strano vestito ed una mela e disse: attenzione, piccola Biancaneve, se tu fossi un quadro ti metterei su tela, vuoi assaggiarla questa bella mela? E il cricetino: non ti fidare. Ma perché? Ma perché? Ha solo una mela? Sì. Una pera? Una mela. Fragole? Una mela. Una banana? Una mela. Kinder Delice? Una mela. Lo yogurt? Una mela. Una mela? O una pera? Chiede la mela, Biancaneve la prese, diede un morso, la mise contro luce e inventarono la Apple. In quell'istante, Biancaneve cade a terra. E il criceto: nooo! Hanno inventato Biancaneve! Presto, serve il principe! Da lontano, a cavallo, arrivò il principe Zlatan. Guarda Biancaneve, Biancaneve si gira, guarda lui e lui: cazzo guardi. Riprende il cavallo. Da lontano a cavallo il principe José. Non è problema mio. Cosa è successo? E Biancaneve: sto morendo. E lui: non è problema mio. Bravissimo. Non mi interessa, non è problema mio. Presto qualcuno! Quando la magia a cavallo, a rallenti, a rallenti, un uomo con un sorriso smagliante e la bandana così. Buonasera. Scusate, qui che si organizzano delle piccole feste di burlesque tra nani? E il criceto: presto, salvala tu! Il principe Silvio diede un bacio a Biancaneve. Biancaneve si alzò e disse: grazie, come ti posso ringraziare? Silvio guardò la luna e disse: Crebio, ero convinto di aver salvato Biancaneve. Una piccola fanciulla, invece lei si chiama Mario e nasconde una betulla. Grazie. Musica! No, musica tu, vai, vai! Improvvisa, vai, allegra! Sei lo spagnolo, mi dimentico sempre. Sì, ma tu non sei niente, però. Italiano, so. Non te ne la colpa. Questa, eh? Sì. Ma tu le tonalità originali. Cioè, mi hai sentito i CD veri? Ma poi me li dimentico. Reinterpreto, faccio. Facciamo così, chiudiamo con Io Vagabondo, una cosa carina, là, eh? Ok. Ci prendiamo e ce ne andiamo in discoteca, giusto? Cri. Ho portato il bicchiere, mamma mia, già ho lavorato. Vai. Yeah.
questa è stata una cosa così, ce le siamo proprio divertite, improvvisate, va bene. Per lo spettacolo vero, o pagatelo. No, non sto scherzando. E cioè i biglietti falsi, se volete. Per forza, alla pietà. È come l'applauso quando sali sul palco, vuol dire che la carriera è finita. Allora, non sto scherzando. Sudi, come mai? E sono rilassato. E che stai tu qua a ballare, facci chi? Non sei andato male, eh? Quando? Cesare Di Trocchio, Cristian Di Troppo. Un applauso, un ringraziamento al nostro Eros, alla console. Mettono qua. Eros in cabina. E noi ci vediamo in discoteca e grazie, insomma, buona vacanza a tutti. Grazie, ciao. Grazie a te, Angelo. Grazie mille. Allora partiamo, l'equipe, su, senti questa. Andate.